L'Eppica Sabrindisi sì, alla ricerca del primo colpo esterno in campionato. La compagine biancazzurra domenica sarà impegnata in trasferta a Reggio Emilia, nel rinnovato Palabigi contro la 1 Hotels del tecnico Max Menetti. Le due squadre si sono già affrontate in pre-season in un match amichevole a Lecce, con i Reggiani che si sono imposti 78 a 69. La regular season è altra storia. Corregge Emilia, che in quattro gare ha conquistato solo una vittoria. I pugliesi invece vogliono continuare la striscia positiva dopo aver battuto domenica in campionato Brescia, mentre mercoledì il Crave il Cramo nel turno di FIBA Europe Cup. Gara importante per la 1 Hotels, in particolare per l'allenatore Max Menetti, che deve dare un segnale alla propria dirigenza, quindi ci sarà da aspettarsi una squadra aggressiva. In un roster molto forte dal perimetro, il primo realizzatore è il play Andrea Cinciarini, 11 punti di media. Primo nelle statistiche degli assist con 9,5 per gara. Stessa media punti per l'esterno Robertson, già visto in Italia con la Fortitudo Bologna nella stagione 2019-2020, guardia che preferisce una giocata da due punti ad un tiro dall'arco. Fa parte delle conferme dello scorso anno il lungo Hopkins, pivot con buoni movimenti nell'1 contro uno e mano morbida dall'arco. Del gruppo dei lunghi fa parte anche l'Uvers, un 2-11 che in aria fa sentire la presenza. Tre volti nuovi del gruppo di coach Menetti, gli esterni Anim e Vitali, con quest'ultimo in fase di recupero dopo un infortunio. Per Brindisi potrebbe esserci la novità di Kembe Dixon, visto solo in precampionato e costretto ad un lungo stop dopo un problema alla schiena. Nel Palabigi, palla in due ore 19, arbitri Lorenzo Baldini, Danny Borgioni e Gianluca Capotorto.